No! Come scusa? Sì. Io non reggo l'alcol. Raga, è il posto più bello del mondo questo. Piano. Ciao ragazzi, sono Fraki. Fraki? Tempo fa ho girato un video in cui parlavo delle 5 abitudini che vorrei integrare nella mia vita per vivere una vita migliore. Ve lo lascio qui se volete andarlo a vedere. Da questo video stanno nascendo una serie di altri video in cui mi metto alla prova in uno di questi 5 punti. Ad esempio, uno di questi 5 punti era fregarmene un po' meno del giudizio delle persone, e ho fatto di conseguenza un video in cui un mio amico mi ha portato in giro per tutto il giorno a fare cose imbarazzanti in mezzo alla gente. Ma nel video di oggi ho deciso di prendere il primo punto di questo video originale, che era integrare l'abitudine di dire più spesso di sì alle cose, alla vita, alle opportunità, e l'ho trasformato in una tortura. Sì, potevano nascere un sacco di cose belle, di crescita spirituale, di crescita personale, esperienze potenzialmente illuminanti, e invece ho deciso di dire sì a mio fratello per un giorno intero. Cominciamo! Signori e signori, visto che io sono una persona rispettabile di legge che si vuole tutelare legalmente da qualsiasi cosa succederà oggi, in queste prossime 24 ore, ho deciso di fare le note legali. Sono 4 semplici articoli. Allora, accettarli, punto e basta. Allora, articolo numero 1. Francesca dà il consenso al trattamento dei tuoi dati personali a Matteo, con proprietà esclusiva e assoluta da utilizzare in qualsiasi modo, uso o fine lui ritenga opportuno. Sì. Articolo numero 2. Dai il consenso al trattamento esclusivo della macchina a tuo fratello per il resto dell'anno, che gentilmente, data la sua carità, valuterà a sua discrezione se concederti uno o due giorni di utilizzo della vettura. No! Come scusa? No. Come scusa? Articolo numero 3. Acconsenti all'essere schiava di Matteo. No, aspetta, questo non dovevo scriverlo, cioè intendevo. Acconsenti a dire sempre sì a Matteo per un giorno? Sì, me la sono anche cercata. Articolo numero 4. Sei cosciente del fatto che questa giornata sarà molto dura e imbarazzante per te, e che Matteo si esonera da qualsiasi responsabilità legale, amministrativa o penale che sia? Sì. Rispondendo sì alla prossima domanda, consentirai ai 4 articoli sopra elencati. Sei pronta? Sì. È vero che a 2 anni hai cagato talmente tanto da sommergerti da sola di merda? Lo prendiamo come un sì, e il contratto è fatto e stipulato. La firmetta. Ci possiamo scrivere la clausola che ti posso rinfacciare tutto per sempre? Aspetta, aspetta. Ah no, sei tu che devi dire sempre sì. Mi stavo quasi dimenticando. Ora Fra, preparami da mangiare e che sia buono. Negli anni 50 siamo tornati. Vorrei mettere un GPS ad ogni chicco di acaro di polvere di sporco, per vedere che cazzo di tragitto va. Cioè, Fra, lo scopino del mio cesso non l'ho mai usato, mi toccato immacolato. Fra, dentro è sporco. Ma se io chiudo tutto quanto, come cazzo si crea la polvere? Allora, per ogni marshmallow che io mi metto in bocca, tu ti devi bere un cicchetto. Questo è il gioco! Tu già lo sai, ma il resto del mondo no. Io non reggo l'alcol. Il limoncello in particolare mi fa, tipo, mi ricopre di macchie rosse come la pimpa. Non lo so se nel resto del video sarà ricoperta di macchie rosse. I bicchierini sono questi, gentilmente offerti da nostra madre. Esatto. Una volta lui aveva le mutande, poi lei gliele ha tolte però. Allora, un cicchetto per partire. Per me già questo sono almeno 4 macchie. Sì, però tu me lo dovevi dire perché avrei mangiato anch'io. Cioè, invece ho preparato il pranzo a te e io sto mangiando. Io te l'ho chiesto se volevi mangiare. Sto prendendo di cuore. Vai. Io ho forte tentazione di ingoiarli perché sono veramente fottuti. Allora, tutti dicono che ho la bocca grande. Non so per far cosa, ma ce l'ho grande. That's one.
quante ce ne stanno ancora lì dentro? Ma ancora, tranquillo. Sono buonissimi. Dai, vai, un altro, e questo lo dedichiamo ai fantastici genitori. I genitori che ci hanno permesso di essere grazie. Esatto. Secondo me ce ne stanno ancora il doppio. Secondo me non ci stanno qui dentro il doppio. Bisogno di acqua. Sono gentile perché non voglio obbligare nessuno a fare le cose. Fra, vuoi berlo? Sì! E allora vai, io non obbligo nessuno, raga. Cioè... Secondo me la cosa giusta è leccare tutto. No. Scusa? Prego. E ripeto, io non voglio obbligare nessuno. Vuoi pulirlo, fra? Con la lingua? Sì! Vai! Mi piace che sei sempre d'accordo con le mie idee. Pensa come siamo in sintonia. Ma poi ci sono anche i resti del pranzo. Puoi leccare anche quelli. Cioè... Vai, un altro. Penso che potrei sboccare. Vieni qua. Fai vedere queste macchie rosse per la tua faccia. Ci sono gli spinaci, i gelati, anche il brodo congelato fatto da mia nonna. Oddio, Vez, ma qui dentro fa talmente fresco e fuori fa talmente caldo che se parlo fa la condensa al contrario. Aia. So I'm taking my time on my ride. Avresti voglia di proprio saltare in mezzo a quella fossa? In che senso saltare? Sì, proprio felice di farlo, capito? Sì. Vieni, bimba. La. Sì! Piano. Va, puoi venire fuori. Mamma mia, che schifo. Fra, vuoi prendere questa cicala in mano? No. Fra, vuoi prendere questa cicala in mano? No, Vez. Dai, Fra. No, in mano no. Dai, Fra, prova. Tanto non becca. Ma che... Con una mascherina. Con una mascherina. Ma cosa fanno? Saltano le cicale? Devi essere più aperta al mondo. Ma no, raga, ditemi se saltano però. La tocchiamo piano piano. Cosa. Okay. Teoricamente a lui ti do questo potere. Cioè, quindi io devo chiederti qualcosa e tu lo fai? Hai la macchina? Sì. Dai un passaggio via là. Quello che non sa è che le mie abilità da guidatrice sono agghiaccianti. Missione compiuta. Ha detto che guido bene, raga. Ha detto che guido bene. Ma... E giuro che non l'ho pagata. Ma...
Allora, raga, se vi devo dire che ho imparato qualcosa da questa giornata in cui ho detto sempre sì alla vita, o meglio al mio fratello, no. Cioè, a parte che reggo l'arco il peggio di mia nonna. Raga, è il posto più bello del mondo questo. Però ecco, l'idea di fondo, dire più spesso di sì alla vita, quella è un'idea che realmente è valida e che al di là dell'approccio stupido che ho avuto in questo video per farci una risata sopra, è una cosa che effettivamente sto cercando di integrare nella mia vita e che sta portando un sacco di risvolti positivi. Quindi se c'è un messaggio che voglio mandare con questo video è questo. Ci vediamo al prossimo video e siate originali in questo mondo di fotocopie.